Allora, due cose. Al macro non sei mai stato esposto. Ti abbiamo fatto conoscere a Carlo Sala che si occupa di fotografia, ma questo lo dico per dire che sei un vero outsider, no? Quindi sei Sì. completamente fuori dal circuito. Una volta un curatore mi ha detto: io seguo i fotografi che fanno i cataloghi, le mostre, quelli che fanno il botto su Instagram e poi vai, se li pubblicano, li seguo. Quindi c'è anche magari un po' di snobismo dal punto di vista curatoriale. Quindi mi chiedevo un po' come ti relazioni col mondo della fotografia, se in qualche modo ti piacerebbe poi arrivare di là un giorno, oppure se stai bene dove stai. E poi l'altra cosa, siccome non te l'ho mai chiesto, quindi prendo la palla al balzo, hai detto che in realtà non ti senti fotografo e che quindi è solo lo strumento che stai, il mezzo che stai utilizzando ora, il linguaggio anche. Sempre più spesso escono dei video tuoi su Instagram, quindi e mi avevi accennato a un'idea di un progetto video di cui magari non puoi parlare, non lo so, però volevo capire se stavi considerando cioè anche di cambiare magari un giorno linguaggio, social network, non lo so.